Una sola candelina, una grande torta, 60 anni di storia. Immergas ha celebrato nel suo principale polo produttivo, Lentigione di Brescello, Reggio Emilia, il 60esimo anniversario, reso ancora più speciale dalla presenza sul palco di Romano Amadei, cofondatori insieme a Giuseppe Carr e Gianni Biacchi di quello che oggi è il gruppo Immerfin, una multinazionale a controllo familiare che compete nel mondo dando visibilità al Made in Italy nel settore del clima domestico, attento alla sostenibilità e al risparmio energetico. Buon compleanno, Immergas! Romano Amadei ha iniziato i secondi 60 anni di Immergas insieme al figlio Alfredo, ora presidente di Immerfin, con al fianco i figli di Giuseppe Carr, Alessandro e Jonathan, membri del consiglio di amministrazione. Un compleanno festeggiato con i dipendenti, oltre 600 del polo di Brescello, uniti idealmente a quelli, oltre 1200, in 50 mercati diversi, che sono impegnati nelle unità produttive Immergas Europe in Slovacchia, in Cina, in Iran, in Canada, in Algeria e in altri paesi, per un fatturato che ha superato i 550 milioni di euro. Una festa per rinsaldare i legami tra chi lavora in Immergas da decenni e chi è appena entrato. Prima esperienza lavorativa, quindi era insomma tutto nuovo. Però ho trovato per fortuna gente che mi ha fatto sentire a mio agio, quindi è stato tutto molto, molto facile. Quando l'Immergas si è allargata, tanti di noi hanno avuto possibilità di intraprendere anche nuove mansioni e anche nuove responsabilità. Mi aspetto di fare lo stesso anch'io, di arrivare alla fine della mia carriera lavorativa qua dentro, quindi mi aspetto di fare lo stesso anch'io. Quindi sperando di crescere e migliorare anche a livello personale. Il domani c'è molto ancora da scrivere, sarà visto quello che è successo negli ultimi 7-8 anni sui prodotti, dovrebbe essere veramente uno spettacolo riuscire a vedere quello che effettivamente riusciremo tutti insieme a sviluppare in un contesto anche di risparmio energetico e di ecologia che fino a qualche anno fa non era molto sentito, non solo in azienda ma un po' in tutto il mondo. Invece adesso stiamo diventando molto molto più sensibili anche a queste tematiche e Immergas, detto molto francamente, sta facendo la sua parte. Molto è cambiato e molto cambierà. Abbiate fiducia che la Immergas continua a investire per essere competitiva e per offrire i prodotti interessanti al mercato. Al 60esimo compleanno di Immergas ha partecipato il calciatore Ivan Ramiro Cordoba, che nella sua autobiografia, Combattere da uomo, ha ripercorso i suoi anni all'Inter, che insieme alle riflessioni di Alfredo Amadei sono il ponte ideale, basato sui valori chiave, per guardare al futuro, valori che accomunano sport e lavoro in azienda. Soltanto con dei lavoratori comuni o dei dirigenti comuni o dei titolari comuni. Sono persone che hanno dei valori, sono persone che lavorano in gruppo, sono persone che coinvolgono a tutti gli altri e che fanno sentire la passione per lavorare per quell'azienda, in questo caso, o come può essere per una squadra, così è successo a me. Quando tu hai e conosci la storia di come è nata quell'azienda, come è nata quella squadra e conosci anche la storia dei tuoi competitor, dei tuoi antagonisti, cominci a avere ancora più voglia di lavorare per quell'azienda. E qua ho sentito che c'è un senso di appartenenza enorme, ma questo non è possibile se non c'è una proprietà che te lo fa sentire, che ogni giorno ti fa capire qual è la storia di questa azienda o della squadra dove gioco. Beh, è il messaggio di stasera: fare gruppo, fare squadra tra generazioni anche diverse ma comunque legate da un denominatore comune, che è quello dell'impegno, della sfida e anche soprattutto dell'esempio, cioè chi è venuto prima deve dare esempio a questi ragazzi affinché accolgano le sfide e le sappiano affrontare con tanto coraggio. Le celebrazioni per il 60esimo di Immergas continueranno per tutto il 2024 con appuntamenti importanti come la Fiera MC Expo Comfort a Milano dal 12 marzo e con molte iniziative in Italia ma anche all'estero, dove Immergas è presente da più di 30 anni. Abbiamo sempre cambiato
non la rotta maestra, ma sicuramente gli atteggiamenti, perché il mercato cambia, la società cambia e di conseguenza anche le aziende si devono adeguare. Il cambiamento è anch'esso una sfida che va accolta con tanto coraggio, con intraprendenza e anche, diciamo così, la voglia di mettersi in discussione. La speranza è di continuare con lo stesso spirito. Questo penso che sia fondamentale, sia la cosa più importante per fare impresa. Sicuramente veniamo dall'esempio dei nostri genitori, che è stato importantissimo, quindi adesso per noi la sfida è quella di continuare su questa scia, guardando indietro tutto quello che è stato fatto, non dimenticandolo, solo imparando dal passato, cercando di fare tesoro di questa esperienza del passato per proiettarla verso il futuro. C'è ancora tanta voglia di fare come all'inizio, i sogni rimangono soprattutto per il futuro. Adesso c'è una solida realtà, una bella impresa, passione, impegno, dedizione per le sfide che ci aspettano nei prossimi 60 anni, perché l'obiettivo è quello di fare ancora meglio, sempre meglio. E per l'Inter,